contro tutti a voler barridere il gruppo. Però dobbiamo essere almeno 4 o 5. In Overwatch in alto a destra c'è qualcosa che è importante. Dove conviene mettere la telecamera in Overwatch? No, infatti. Si può mettere piccola, larga e media. Minchia, larga com'è? Media. Grande. Posso anche farla a specchio. Carina sta cosa di farla a specchio. Proprio mi fa un po' paura. No, perché poi mi vedo di... Bene. Dovrebbe essere giusto. Sì. Dovrebbe. Ritaglio circolare. No, che cosa che impressione. Sto facendo tutti gli esperimenti e la cosa è molto. Praticamente se tu tieni pigiato di nuovo share, ti viene impostazioni di trasmissione, vai e vai sull'ultima voce, mi pare, e ci sono un sacco di fumetto. Però non la vedo. Ah, in realtà no, fumetto perché mi ha pixelato. Sono un sacco di stronzate. Sì, toy camera. Ah. Perché fa un po' ridere. Questa potrei metterla mezza. Toy boy camera. Esatto. Beh, io la lascio anche mezza trasparente, così magari si vede. Se quel vedo non vedo. Ah, eh? Dai. Schermo intero. Ah, ecco. Sì, dai. Boh. No, schermo intero serviva a me per vedere. Perché, ad esempio, il pixeloso in effetti non lo vedevo. Aspetta, vediamo. Schermo intero. Ma... Che cosa bruttissima. È uscita più tardi una nuova di un ragazzo della Lidl, mi pare. Della Lidl? Di Della Lidl. supermercato? No, è la Lidl, la Overwatch League. Adesso va bene tutto, però. Anche quella del supermercato mi pare l'ho seguita. Esatto, Dopo il perché insomma c'è... cosplay da Magic. Sì, ma effettivamente c'è un polipo dentro, quindi poteva essere... Qualche Ok. promozione dei surgelati, che ne so io. No, poverino, in realtà continuano a fargli delle cose che mi ricordano Cthulhu a questo personaggio, io non vorrei dire niente, Cos'è sta skin a spendaccione del criceto? Ma è bellissimo. Ma io non l'ho visto, se però. Rimasto indietro. io mi unisco a Loris perché tu, Saru, non ci sei, Ma io sei ti ho anche invisibile. mandato Ah, l'invito, no, però... no, Io no, sono siamo dentro, tutti Saru. insieme, siamo tutti insieme. No, più che altro, come al solito, niente. Vabbè, vai. A Cosa posto. volete fare? Quello che vuoi. Dai, Rapida. anche. Allora, proverò a mettermi in basso a destra. No, in basso a sinistra, perché... Sinistra. Cosa c'è in basso a sinistra? Ok, in basso a destra. Era in alto a sinistra, però mi copriva amici. Sinistra c'è la vita, in basso a destra Ci sono i tempi delle mosse, il Vabbè, cooldown. dai, vediamo. Adesso Insomma, stai sempre in facciamo mezzo alle palle. sempre in In mezzo alle alto a palle. sinistra. Lo so, c'era il menu, però hai ragione. Però adesso lo lascio in alto a sinistra. Vediamo. Tanto il menu lo controllo io, che sono il leader. Ma tra l'altro sarebbe anche... Beh no, però almeno mi vedo. Sarebbe anche cosa interessante se la mandasse senza farla vedere a me. Perché ad esempio su OBS tu non vedi la telecamera. Perché, cioè, tu vedi lo schermo normale, ma poi OBS la aggiunge. Quindi in realtà non vedi. Però... Ma magari c'è un modo per dirglielo. Cioè, trasmetti la faccia ma senza farmela vedere a schermo. Secondo me c'è. Impostazioni avanzate. Condivisione audio, visualizza il messaggio agli spettatori e i commenti degli spettatori. Messaggio agli spettatori, commenti vocali, collega alla community. Ciao, vediamo. Ah, ecco, così mi fa così che non mi piace. Ah. Sto continuando a cambiare cose, la gente dirà, ma che cazzo fai? Mi sa che non si
si vede mentre fai queste cose, sai? Ah, va bene. Amen. Oh, Infatti sono questo. scappati tutti perché facevo troppe prove. La gente è fuggita. In arrivo a Ilio. Ilio! Vino! 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 Quindi? Allora, via, proviamo. Cosa prendi tu, Loris? Criceto. Dai, proviamo il cricetino. Proviamo a fare una scena. Vediamo se siamo pronti. Dai, per ora andiamo cattivi. Poi vediamo. Potrei. Qui hanno già preso Lucio. Quindi abbiamo solo un healer. Che cazzo, ma hanno preso Lucio. Ma com'è la Dai, mappa? Voi dai. riuscite a leggerla? Perché da me non si vede. Io Non c'ho, adesso ho sopra la telecamera. Quindi no. Ah, rovine. Miard. Io la odio rovine, è brutta. Ho una fame Io boia. odio. Per la serie di me devo ricordare come si gioca. Mamma mia, non mi ricordavo che cazzo. È super sensibile di qua. Urca! Urca! Oh, che bello. Let's go. Let's go. Manini, manini. Scimmia, scimmia, scimmia. Winston, bimbo di casa. Li ricacciamo indietro? Città. Maledetto Reaper. Ma la nostra arma ferma allo spawn? Merda. Un imploso. Che cazzo di sfiga. Perché Anna non gioca? Ah, quindi abbiamo anche Ana. In teoria, quindi abbiamo ben due healer che però non funzionano. Ma lei non gioca. Ottimo. L'ideale, insomma. Io sto dando rotture di palle, come al solito del club. No, no, Minchia, no, no, ragazzi, no, no, no. sono cattivissimi. No, Ai ai ho visto. ai ai ai. Mi ha creato. Ma ha fatto fare la rotobomba di cacchia. No, 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 ma puoi ultare per me? Nulla, riprendono, nu. No, no, no. Ho mandato via il gorillone. Però le sto buscando. Ho la ulti. Niente, quel cazzo di Reaper non riesce. Non riesco a ucciderlo. Affanculo. Ciao. Comunque non so voi, ma io non sto vedendo Lucio curare. Cioè, non lo vedo. Sono io. In Sai che non vedi? effetti. Non vedo Lucio. Cioè, non lo vedo curare. No, no, è sempre in scatto, in effetti. Oh, delle cure. Non sono capito. Ah, che tra l'altro non erano neanche di lì, era di Ana. Bella step. Meno male. Una Sta pietra. pagando la merda. Morta. No. C'è un Junkrat in alto. Io ho bisogno di cura. Grazie. C'è un Reaper alle spalle. Avrà la ulti. Mi sa. Quasi morto. Morto. Bella. Oh, finalmente l'ho ucciso quel finchiandrocchia. Dall'inizio della partita che non riesco a seccarlo. Oh,
c'ha un Junkrat. Ah, è andato, ok. Via Rodo. La gente stava continuando a morire. Come zero spettatori, dagli ste. Grazie. Grazie Aureliano. Per adesso, abbi pazienza. Non avevo visto il commento perché era in alto, in alto, in alto. Dai! Qui siamo. No, brutto. Cos'è il pozzo? No, è il pozzo questo qua. Sì. Qui ci voleva Lucino, ma Lucino l'hanno già preso. Sì. Ma anche Orisa è buona qui, eh. È vero, è vero. Buonasera, signori. Eccolo! Bonsoir! Sono venuto a distruggere la testa, ero stato. Ma veramente. Sono messo in un punto rompipallissimo, non so se fallo, fallo, fallo! No, non ti vedo ancora, ma bello, bello! Ci piace. Devo prendere un drink e arrivo. Bravo, bravo Ezio, vieni a divertirti con noi. Oh, sì, sì. Il mio persona, Ezio. Ma per favore, schiatta. Non dirmi che c'è. Chi cazzo è? Ah! C'è una. Io mi sono cacciato qua ormai. Zarra. Sì, sì, tu rimani qua. Attenzione alla zarra. Dio mio, mi sono incastrato da solo come un pirla. Dai, che è quasi morta, zarra. È quasi morta. Ma sono passato di qua, che sono fisso qui. Merda. Oh, bravi, mio. Grande. No! Draghi, dritti. No. Ti ho ucciso, Enzo di merda! Io non vorrei che mi uccidessi, però devo farlo. Enzo, non Ezio! Mi sento un po' basso, Ezio. Perché è lontano, sta ancora meditando. In realtà no, adesso alzerò il microfono. Eccoti, eccoti. No, no, non alzarlo, così va bene. Ottimo, che questa coppia di lavoro è arrivato. Porca puttana. Signore che mi aiutano. No, 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 no. Allora. Oh, no. Okay. Ho fatto canestro. Boom, giù nel canestro. Giù nel canestro. Bravo. Vabbè, ragazzi, che stronzo. E io lascio le cacchine. Tu lasci? Le cacchine. Immagina fare un gioco tutto tuo e crei un materiale leggendario che si chiama Loris. Mi fa male il cuore. Assaggia questa. Le persone una volta che ti conoscono pensano che tu con quello di cacciare. Comunque sta laggando. Mi addestramento. Nerfa questo. Io non ti sento più, tipo, cioè, sei tipo nelle cantine. Vero, è vero. Sì, è lontanissimo. Perché non ti avvicini di più a noi? Cioè, che abbiamo fatto? Perché sei così lontano? Sono un po'... vuole tanto che mi viene di... Prova. Che palle questo, mi ha rotto veramente i coglioni. Devo chiedere a mio fratello. Ovviamente io, siamo al 99%, ovviamente. Fanchiulo. Non dico così tanto maledizione per non dire altro. Io voglio sapere perché quel Reaper ce l'ha tanto con me. Boh. Perché sei una simmetra. Io ho capito. Mi sembra un buon motivo. Credo di essere morto male. Vendicatori assemblati. Mi hanno asfaltato. Boh.
con amore. Stefano. Adesso mi sto immaginando te sul Mac e fai la cosa carina. Ma fai bene, lo faccio tutte le sere prima di andare a dormire. Ragazzi, sono appeso tra la vita e la morte. Ok, ce l'ho fatta. Da piccolo non facevo la cosa di mille come mi aveva aspettato. Aiuto, aiuto ragazzi. Ok. Ti vedo continuare a finire quasi nel buco. Momenti di panico. Sì, ma che palle, ma la vogliamo finire? Boom. Ah, ma l'ho preso l'altro sito. Io veramente, raga, lì per l'odio. Ma non se la vedono il criceto loro prima? Il mio odio per la voglia. No. Mi hanno lanciato contro la bombetta del criceto, bastardi. È una no, dai, al 99 no. Non lo accetto. No, che c'è un tipo. Uno speed test. Boh. Vediamo. Dici quanto prende. Ne ha fatti fuori tre. Grande. Con le bombette. Però l'ha cercato di tornare adesso. Allora, 17. Com'è possibile? Allora risponso allora così di merda. Ok. Sono tornato a rompere di retardo qua. Ma per favore, Onegai Shimas. Morite. Bella. Sì, quella roba viene da qualcosa che io non so cos'è, ma hai fatto un suono uguale a questo audio che sentivo in continuazione da piccolo. Ho fatto la scimmia? Esatto. È mia? Oh, è mia! Sì. Ragazzi, faccio un attimo una verifica di connessione e rientro, vediamo se... Beh, ma noi dobbiamo partire, Ezio, dovevi farla prima, adesso come si fa? Muoviti! È scappata, ha già staccato da tipo un'ora. E saranno. Ma io lascerò qui allora intanto. Sì, no, e sculapiamo da qua. Quanto siete rumorosi! Sono io. Quanto sei rumorosa! Sono io che attingo la mia riserva. Vabbè, faccio il forziere, ho trovato la merda. Bello! Chi non vorrebbe trovare della merda nel forziere? Merda. Ma ne stiamo lanciando davvero un'altra? Ma proprio certo, deve fare una verifica e poi rientrare. Ok, che si arrangi allora? Sono cazzi sua. Se siamo ad Anubi siamo in attacco? Dai, se siamo in attacco prendo ancora Divina. Mentre poi in difesa prenderò Ghiacciolina. Ok, dai, due healer ce li abbiamo. Un tank che su me. Ci manca l'altro tank. Tank. Reaper, il classico tank. Io faccio la waifu. Dove sei? Ah, giusto. Io sono allora... su internet a cercare foto di Mercy. Oh no, NSFU. Oh, ne ho trovata una interessante, la metto via. Siamo tutte e tre bellissime comunque. È vero? Regno! L'attacco è iniziato. C'è già qualcuno che rompe. Che cazzo? Sì, Giangi, minchia. Che era dietro il culo. Ma tipo ucciso appena ho messo piede. Fanno malissimo. Giangi di merda. Io sono morto. Attenzione che a sinistra c'è un Giangi fastidiosissimo. Resurrezione. Mi hai ressato? Grazie. Tanto che.
Non Io aveva vado, senso, vado nella zona. Vai, vai. Vai, io sono ancora. Io, vai, sì. Ok. Ma c'è sto Giangi di merda. E... niente, no. Ti ha preso? Eh sì. Figlio della merda. Ah, perché c'era Genji dietro. Sì, Giangi è terribile, non mi... Ah no, è sempre lui che mi ha ucciso. Ok, no, ha schizzato in avanti e mi ha ammazzato. Merda, niente. Sì, ma ci hanno fatto tipo la retata davanti, quindi... Sì, no, ma Giangi è terribile. Questo è bravo, questo Giangi qua. Se corri così però non ti posso curare. Cazzo. Ciao. No, io mi devo agganciare dietro un tank tipo il tuo. Minchia. Asfaltato proprio. Vai, Flex Cobra. Sei tutti noi, ammazzali. Oh, ecco. Ok, sei. Grazie. Sì, seguimi, seguimi, vediamo, c'è. È quasi andato Renato. C'è l'altra scema russa. Ok. Lo sto tenendo su. Grande. Qua a destra c'è un Junkrat. Sono in trappola io. Aiuto. Io ho quasi la ulti. Eccolo di nuovo, vediamo se va meglio. Okay. La lancio se mi sveglio, merda. Dai, ok, la lancio ragazzi. Vai, no, vai. Non è partito, merda. Ho sbagliato tasto, scusate. Io ce l'ho la ulti però. Dobbiamo fare... Ezio, madonna che casino! Si nota che è caduto tutto? Anche la mia vita. No, no, la tua vita no, dai. Ok, Giangi è andato, c'è la... Ok. Cazzo, buttar via così la ulti quando non parte la... il dash, che fastidio. Ma te l'hanno bloccata? No, 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 ho sbagliato proprio io, cioè ho schiacciato... Quando hai... Cioè a me viene da fare, come si dice, far partire la... Com'è che si chiama la corsa di D.Va? Retrorazzi. Faccio partire i retrorazzi e subito dopo faccio partire la ulti, solo che ogni tanto non me la prende. E quindi in realtà non parte, e a me viene in automatico invece farlo subito, fare tac tac. Invece dovrei aspettare quel mezzo secondo, perché ogni tanto non va. Sì, cioè ho fatto la ulti senza fermo. Ma porca merda. No, aspetto il vostro invito. Sì. Puoi anche unirti a guardarci. Guardaci. Sì. Vi guarderò. Puoi anche selezionare chi deridere. Esatto. Ma ovviamente me stesso. Allora. Ma se non ci sei, come fai? Vedi Ezio, noi non possiamo far altro che stare qua a crepare. Ma tu devi fare qualcosa che tu, che possa in solamente te. Che tu, che te. Ma l'avete vista la maglietta? Cosa? A te non l'ho girata, ti devo girare la maglietta. Che sono sicura che posso fare di meglio. È vero, merda, pezzo di merda. No. Che cacchio, stavo rientrando nel mecha. Poi ti giro una... Su Redbubble hanno fatto una maglietta con un innaffiatoio. E dentro scritto quella frase lì che io non imparerò mai a memoria perché il mio cervello si rifiuta. Fantastico. Grazie. Io faccio fuoco di copertura da davanti. Sì, io nel caso ecco. Posso volare. No, c'è Umberto qua. È ancora vivo Umberto? No, però sono morto con lui. Allora, io sto per avere la ulti. C'ho la ulti, potrei lanciarla in mezzo. Non farla. No. Aspetta. Ok. Vieni con me. Dove sei tu? Sono dietro di te. Ok, ti vedo. Vai, prendi il telearco. Non sono riuscito. Non sono riuscito.
Il maiale mi ha grabbato e mi ha tolto il mega. Il mecha. Wow. Il mega. Il mega, sì, mi è scappato. Mi ha proprio preso il mecha e me l'ha... Cioè, mi ha preso... Oh no! In live, vero? Cazzo... Oh. Boom. Abbiamo fatto boom qui. Ah, ha fatto bomba dal cazzo. Molto bello che era il... Porca vacca. No, è inguardabile invece, secondo me. È anche troppo bello, secondo me. Ma no, è orribile. Io trovo che sia veramente bruttissimo. È brutto. È veramente brutto. Cioè, con tutti gli attori che ci sarebbero stati davvero bene. Cioè, il cast è... No, beh, poi a livello di trucco è fatto benissimo, per carità. Allora, però secondo me la peggiore è Siri. Sì, Siri è terribile. No, la peggiore è Yennefer. Anche Yennefer, madonna. Ma almeno lei è piena sul viso. Siri ha 17 anni, raga, l'attrice. Io ho capito, ma Siri quando la trovo... Vabbè, grande, grazie. Vabbè, l'adattamento della serie TV. E più che altro, no, quello che io volevo sottolineare è che ha 17 anni l'attrice, ma sembra che ne abbia 17 per gamba. Sì, è vero. Comunque, appena l'ho visto, ho detto, ma Siri è proprio per niente adatta, secondo me. Ma dai, ero dentro, ma Cristo! Henry Cavill è troppo belloccio per essere Geralt. A me sembra un principe di Fantaghiro, l'ho detto. Se io lo vedo, penso Fantaghiro. L'ho detto poi anche a Dario, no? Secondo me dovevano un po' imbruttirlo col make-up, molto di più. Farlo proprio, se proprio doveva essere lui, perché altrimenti ci voleva altra gente. Beh, mi dispiace, ma per me il più bel Geralt che esista al mondo è Maul. Sì, è vero, esatto, ci voleva Maul. Non c'è proprio scampo. E ci voleva comunque una cosa del genere, un volto ostico, capito, duro, non belloccio di Hollywood. Però vabbè, dai. Ma comunque è il migliore del cast, perché le donne secondo me guardano. Ma perché siamo ancora in attacco? Perché non stiamo facendo la difesa di quello di prima? Perché è entrato Ezio, sono uscita. Ma Nubi in difesa è bellissima, uffa. Lo so, però volevi giocare senza Ezio. Sì, no, non è vero. Non riusciva a entrare, scusa. No, ma figurati. Ero qui, ero unito, quindi... Beh, però doveva mollare in effetti uno degli altri. Ogni morte, Bartolo. Ciao. Chi sei? Ciao, Tid. Ciao, c'è Tid che fa il giro degli stream. He does. No, no, Red, lascia stare i fili, Red. No, dai, Red, fai il bravo. Ma porca puttana. Non vuole fare il bravo, non gli va proprio. No, no. Ehi, cosa fai? Già la mia bandiera! Dove sono i nemici? Ah, c'è un Giangi di merda qua davanti. Che preso Angelo, effettivamente. No, non lo so, però... Ho cambiato la velocità della telecamera, ma è un po'... lenta. No, non va bene. Non si muove abbastanza il lato. Merda. Ho provato, sì. No, tranquillo, tranquillo, io stavo insistendo male, che volevo abbattere quella cazzo di diva, in effetti non... Grazie. Oddio, hanno Mei, merda. Vabbè, è vero che c'hanno Mei, c'era già il muro prima. Ah, diva in alto. Quello che ti ha fatto schizzare su. Eh sì. No, 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 no. Dove sei, Ezio? Sì, Ezio, Roris. Sono insieme a una diva. Ok. Io me la volo via. Ma là sono io. Diva, sono io. No, sono un'altra di diva. Ah, magari loro. Allora, c'è... Grazie. Ezio, tu hai preso? Mi sembrava di aver visto Enzo che si sposta. Ah, Enzo, ok. C'è Giangi alle spalle. Non mi muoverò per fare niente. Cazzo, Mei è quasi andata. Ok, andata, grande. Grazie mille, Loris.
Niente. No! Grande, 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 grande. Arriva anche Sara in teoria. Oh, è bella. Però bisogna dirle di aprire il coso della voce. Sara. Non credo che sappia che sto twitchando, sai? Ah, ok. Vabbè, ma tanto di io base lei ce l'ha chiusa. Ho visto due post sulla mia bacheca, quindi... No, ho visto entrambi i vostri post prima, quindi ho intuito che stavate... Ah, sì. No. Io... No, no, Red! Red! Giù dal tavolo! Dovrebbero fare un film su Stefano e i suoi gatti. Dopo la voce. No, 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 distratta, stavo guardando. Ok, neanche il tempo di saltare al mezzo. Voglio ricominciare a fare le comp perché c'è troppa. Ma che cazzo? Dai, Red, ma porco te! Ma poi a me di Red piace troppo il fatto che è grande, cattivo e poi c'ha l'agonia. Ma non è cattivo lui. Ma che è una patata. Senso... Esatto, un patatonchio. Merda. No, è che sto facendo una partita decente, ma sono tutto storto perché... Red, non mi guardare così. Cioè, vorrei poterlo inquadrare in questo momento, è bellissimo. Cioè, si è infilato tra il filo... Grazie mille. Vai. Minchia, avevo 17 di vita. L'ho visto. Ho provato a tenerti su come potevo. Sto invitando Sara al party, quindi ora non sto giocando. Arrivo. Ragazzi, io sono ho il terrore che Red mi tiri giù tutto. Ok. Ma no. Beh, insomma, se avessi visto come sarei infilato... Qualche dubbio ti sarebbe venuto, fidate. C'è una tracchia molto fastidiosa e un Reaper altrettanto fastidioso. Un giorno in cui mi sento la mira da Dio e invece... Io sto facendo dei settaggi, sto un po' modificando. Ma la Tracer dietro che mi ha ucciso. Ma madonna che male. Aia. Ah. Ciao Sara. Allo. Ciao Sara. Bonsoir. Ciao. Tengo, no, please, don't kill everybody. Oh cazzo. Ho finito il figlio del mare. Oh cazzo. Io non ho guardato. C'ero quasi. Che l'angelo non è stato il mio cazzo. Raga, io la ulti da un'ora la voglio usare e continuano a uccidermi, sono nera. Lo recuperando, lo recupero. No, non mi hai l'angelino, ti No, perché? No, è voluto come una terracotta. C'è Loris. Loris. Ciao. Ciao. È un materiale, Loris. Lo puoi scavare, lo puoi trovare. Mm-hmm. In realtà Loris è sempre stato dentro di voi. Uno degli altri due non può cadere. Speriamo che vinciamo. Guarda quanto è tipo tu anche. Qui non c'è un tizio, sta a vedere. Wow. Infatti solo quella per dare. No. Come se... Andiamo dietro appunto il McCree. No, no, no. McCree morto. Beh. McCree sembra il nome di una merendina. Stefano. Beh, c'è una mafia questo nome così. È soldato alla ulti. È andata. È andata la ulti. Vittoria.
Poi dicono sempre Vittoria, ma chi sarà mai sta Vittoria? Ragazzi, basta. Perché dovete fare sempre così? Non c'è il cognome. È brutto, no? Cioè... ascoltare. No, è vero, è vero. Era un dubbio amletico di Ezio. Ma se io ti faccio leader, Sara, e facciamo un gauntlet? Si può fare? Vi facciamo fare il gauntlet in 5, ragazzi. Un po' di far vedere quanto forte è Asta su Twitch. Bello parlare con... Ciao ragazzi, stiamo parlando... Sì, con un fantasma, persona. Esatto. Sì, chi è? Hai Telegram disponibile? Adesso l'hanno tolto. Non ho capito. Hai Telegram disponibile? Sì, vai. Una roba perfetta per questa cosa. E poi passerei agli altri. Dio mio, la morte. Accesso in corso. Sì, è vero. Adesso la giro. Nani? Un'immagine bellissima di una specie di vescovo prete, che cazzo è, non so. Allora, su uno l'ho già girato, adesso devo girarlo sull'altro. La giustizia non si dispensa. No, sono metri. Cazzo, non faccio in tempo. Oh, chi è? Beh, no, se mai Saru, giralo tu ad Ast, perché... Yeah. Fai prima, mi sa. Potevi girarlo su The Divas. Ma sai che lo cercavo oggi, The Divas, e non lo trovavo più? Oh. Ah. Sono morto, ovviamente. Contro la cecchina. No! Aiuto, adesso mi viene da usare i comandi di soldato. Un momento di brain farting. Ma dove mi trovo? Perché mi fanno... Ma dai! Stavo uccidendo, stessa. Stavo per farlo. Puoi abbandonare il tuo corpo. Morto. Posso essere qualcosa che non si mette lì? Devi ammazzare almeno una persona. Era quando morivi... No, forse confondo. No, è qui quando uccidi qualcun altro. No, gauntlet avanti quando ammazzi. Cambi personaggio. Mai il tempo per una siesta. Al nemico servono 15 uccisioni. Grazie a Dio. Spero che sono proprio bravo oggi con la mira. No! Non rubarmi anche... Gangi, no! Era che maledizione! Non è... non sono stata io. Ma dai! Muori, te lo meriti. Io ogni volta che sono Gangi mi blocco... Ma perché non l'ho ucciso io? Uffa! No, no! Ho usato Bob, ma non mi fa... Non mi è cambiato. Abbastanza di colpo. Niente. Che cazzo. Non ho perso il coraggio, la vita e basta. Ma dai. Ma chi è che è ancora per Chris? Io! Ah, no. Oh, alleluia! Madonna! Ce la facevo più! No! Oh. Madonna, consegnata quando spawni all'altro capo della mappa proprio, raga!
Arrivo fra tre giorni. Mettetemi al tappeto. Buongiorno. Dovrò rialzarmi. No, 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 no. Ti prendo contro il mio counter. Madonna, che paura. Beh, io adesso mi trovo contro Farah con Junkrat. No, no, non sono Junkrat. Allora... Ma cazzo si tocca? No, aspetta. Beh. Sono Grey Fox. Ma basta tutte ste Farah, holy shit. Come faccio con Junkrat? No, mi hai battuto, contenta. Non ho, no. Cioè, riuscire con Farah a perdere con Junkrat, ragazzi, ci vuole impegno. Beh, però eri quasi a terra, dai. Sì, quello è vero, però. Perché sono sempre contro un tank enorme? E invece io sono morta dopo aver ghiacciolato il Gengu, maledizione. Arrivo Gengu, cioè Gengu. Sei ineluttabile. Ineluttabile. Lo saltate se no, che dopo chi sta guardando lo stream va a vedere su internet. Sì. No, merda! No, non ci credo. Ma come? L'ho ucciso, perché non sono cambiata? E mi sa che non l'hai ucciso tu. Ma però tu compare... Boh, vabbè, non capisco. Non capisco. Ah, ma io usavo... Cazzo, perché ho il dash da questa parte? Cazzo che... No! Siete dei maledetti. Niente. No! Chi era Mr. Doctor? È Ast. Ah, ecco. Ah, perdono. Ti abitueremo. Qui dove ci ha ucciso? Sì. Ciao, Reddone! Red One. Beh, vai. Dai, Ste, siamo andati vicini, eh? Vabbè. Ma ragazzi, io tra poco stacco, però, eh. Ne faccio ancora una o due, poi... Ah, beh, se ci fosse, sarebbe, non sarebbe male, in effetti. Non c'è nessuno. Troppo tardi. È vero. Ho noleggiang di giorno. Il panico. Preparati alla battaglia. Seleziona. Bomba qui. Tra voi. Amici. Paura che periremo fortissimo, ma ho Ast dalla mia parte. Quindi ma infatti la vedo molto dura. Periremo fortissimo.
Scusa, mi ero abituato a Evangelion. Vero. Però avete letto che Sakura uscirà senza doppiaggio? È uscito già. Esatto, è uscito. È uscito? Mm-hmm. Sì. Io ho cercato oggi su Netflix, ma non l'ho trovato. Ma hanno detto che se lo cerchi, non lo trovi, devi accedere tramite un link, cioè, non so dirti il motivo. Ma what the fuck? La lobby segreta di... Bello, oh. Fulmetto. Merda. È bellissimo. È la serie animata da cui ho preso il nick, tra l'altro. Grazie. Siamo vicini vicini. Ok. Illegale. No. Merda. No. Dove sono spawnato? Ma quando muore Merci, è disperata. Comunque se mettono Full Metal Panic, spero mettano anche il Fumoffu. Bello il Fumoffu. Io lo amo il Fumoffu, ragazzi. No. Aiuto. Bello. Però comunque mi gira il ca che non ci sia doppiato Sakura, perché il sì, esatto, il cane. Comunque il Fumoffu è stata fonte di ispirazione per anni per tantissime cose. Cioè, è troppo bello il Fumoffu, ragazzi, ma cos'è? Io ho sempre paura di parlare perché io metà delle serie che avete visto voi non le ho viste. Beh, Full Metal Panic è tipo illegale non averlo visto. No, sono morto io. Ah, ci siamo uccisi a vicenda, no. Ah, ok. Maledizione. No, Full Metal Panic è insieme a coso, come si chiama? Full Metal Alchemist sono le mie due serie preferite in assoluto. Soprattutto il The Second Raid, che andrebbe visto, tutti dovrebbero vedere Full Metal Panic The Second Raid. Ah, non lo vedo da anni. Come? Non lo vedo da anni Full Metal Panic, non l'hanno più ridato. L'hanno messo su Netflix? No. No, no, ma adesso... Ho proprio smesso di trasmettere da anni. Quindi... Sì, ma tra l'altro se uno vuole approcciarsi veramente a Full Metal Panic dovrebbe leggere i romanzi. Mm. Perché okay. Sono tutti tratti da romanzi le serie animate. Ah, non sapevo. Cosa? Ah, è arrivato una Sorrentino. Bonsoir. Oh. Ciao Katia. Oh, ti saluta mezzo mondo. Ciao, però non sento le tue risposte. Ciao mezzo mondo, dice. Tappo? Il problema, ragazzi, no. È che dovremmo stare un pochino più in gruppo, secondo me, perché loro due stanno insieme, motivo per cui ci sciolgono. Il punto è che Ask mi segue, perché io non sto mai insieme a lei. Vabbè. Gesù, Gesù. Ai 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 ai. Malissimo. Sto sbadigliando! Non anche. È grande. Dai, non posso non prenderti! E che cazzo? No, stavo per distruggere. Minchia. Beh, ma scemo io che gli sono andato frontale. No, no, tranquillo. Ho fatto la cazzata io.
Nemico defectato. No, sbagliato, rotolare. Che cazzo mi frega? Io. Male per questo. Non lo so. Pensavo fossimo amici. Ho sbagliato. Madonna. Volevo rotolare, ho fatto la ult. Ah, perché? Che volo fa? Grande. Sì, no, 15 per l'esattezza. 15. Sì. No, potevo portarmi via ste con la Dove sei? Eccoti. Una capia. Ma porco Giuda. Vabbè, dai. Grazie. Non oggi. Ma perché eravamo? Ma eravamo a 27, noi è arrivato a 28, eravamo a... Mi ha ressato. Wow. Peccati questa, no? Perché sono andato in braccio ai tuoi draghi? E ho detto che belli i draghi, no? Mi stufo. Che cavolo sei? Quanto fa il cazzo? Ma come? Si sono collegate... No, Mr. Doctor. Si sono collegate tre persone in questo momento che io adesso stacco. Fantastico. Grazie. Dai. Ma è solo uscita dal party? Vabbè, a parte che... Sì. Credo di... Forse... Questo deve dircelo Ezio se la vede muoversi. Sarà caduta. Io l'ho vista muoversi. Minchia, 5 persone che seguono. Adesso, che sto per staccare. Aio. No. Ciao, 5 persone. Non scherzo. Mi ha buttato fuori e non vedo il party. Adesso la rinvito. Lei. Vai, Lucchell. Prenditi cura di me. Grande. No, non c'era bisogno. Capito? Quindi sono un tuo servitore? Stai dicendo che sono un tuo servitore? Va bene, va bene. Questa me la leggo. Me la leggo al dito. C'è un Ezio. Ezio. Dai, manca. Ma non ci credo. Che nabbo. Che nabbo. Naberrimo proprio. Che deluso. Ma veramente. No, ma sono stato. Cioè, gli mancava uno sputo, ho dovuto ricaricare. E questo è il risultato. Male di Zioga. Come sono preciso. Quattro medaglie d'oro. Dietro. Uno contro tre. Perché? Bravo. Posso comunque volare. E... Sei dorato adesso. Mi illumino di luce proprio. Kait, porco Giuda. Andato dietro il televisore. Devo sparire un attimo per andare a picchiare il mio gatto. Ecco, bravo, scendi da solo. Scendi da solo. Si è spento il telefono. Perché succedono queste cose? Un gatto in fuga. Esatto. Dovete vedere come è letto libri di Witcher o... Ne ho letto uno in inglese. Ma te l'avevo detto, mi pare. Ma il primo? Non lo so, me l'aveva regalato la mia amica polacca. Sai come si chiama il libro? No, nel senso... Vediamo, ma forse... Ma non so se ce l'ho ancora da qualche parte. Ah no, non ti metterò a cercare. Non ti preoccupare. Sì, però l'avevo trovato parecchio noioso, in realtà.
fatto una gran fatica Allora a potresti dirci leggerlo. uno di quelli. Perché i primi due hanno i capitoli molto corti e sono storia, non è una trama legata. Credo era uno di quei due lì, allora. Invece gli altri, questi qui che sto leggendo io, sono al sesto, me ne mancano ancora due dopo questo. Hanno i capitoli di 60 pagine, che cazzo, sono pesantissimi da leggere. Però molto figo. Bene, bene, Proprio bene. figo, molto figo. Molto bene. Io credo che sia tra l'altro stato l'ultimo libro fantasy che ho letto. Tu e il fantasy proprio non andate molto bene Una insieme. volta lo adoravo alla follia, adesso te l'ho detto mia. Anche perché sono tutti uguali, cioè, Tu boh. sai cosa ti farà tornare nel mondo fantasy? Volevo Che cosa? proprio dire. Elden Ring, vedrai. Sarà. Stavo per dirlo io. Proprio, guarda, sarà facilissimo. Mamma mia, dai. Non è facile, cioè non è quello di difficoltà, sarà la magia. Ah no, che La cavolo magia. dico? L'ultima roba fantasy che ho letto è Il Trono di Spade. Non tutto, ma 5-6 libri che ho letti. È vero, quella è stata l'ultima cosa. Sono vedi 5. appunto. Allora No, praticamente io ho letto ma che. io ho quelli smezzati, quindi sono arrivato al 6 o al Ah, ho 7. capito. Io la prima edizione l'ho comprata. Ho Quella con letto tutto. l'unicorno. Non lo Sì, so, penso di Martin ha sì. fatto. Credo che quelli che sono Martin ha. usciti prima del telefilm. Quindi. Sì. Martin ha fatto tutto alla lore del gioco e poi Miyazaki ci ha scritto sopra la trama effettiva presente. E visto che è di Miyazaki, lo faranno doppiare a Cannarsi, cioè lo faranno dirigere da Cannarsi. Ovviamente, Allora, no? Ovvio. un pochito in modo Un pochetto strano. siamo non felici, Sì, è vero. diciamo. No, tranquilli, Nessuno avrebbe non c'è accettato. quel rischio. A me il trailer comunque mi ha fatto un po' strano. Cioè, più che altro. Io sapete che amo la From, però mi sembra di vedere sempre le stesse cose. Comunque. Cioè, L'hai braccia detto che tu. Ma sono. mancano, L'hai detto tu. Sono sempre le stesse cose. cose. Lo so, però. È bella Questa è una nuova IP, come perché non mi dai un funziona. qualcosa di fresh, capito? Sono d'accordo. Ci Però vorrebbe vabbè, una ancora. buona Per evoluzione, ora è stato diciamo. solo un teaser, però, capito, anche Elden Ring mi dà La molto l'idea del Signore degli Anelli. rivoluzione è che è un open world, tutto qua. Questa cosa mi piace ancora meno perché prima il level design era bello per quello dei Souls, che era tipo una Però si può sorta di raggiungere. Castlevania in 3D. Sì, però si può raggiungere tranquillamente il livello di Red Dead Redemption 2, dove il mondo di gioco è uno spettacolo ed è un open. Cioè, a quei livelli ci si può arrivare, bisogna vedere da cosa si parte, cioè, Allora, se se si ha siamo quell'intenzione. Rockstar e Devi Rockstar e From e anche. From. Ecco, devi anche calcolare che la Rockstar ha dei mezzi che la From non ha. Per No, vabbè, esempio, io quello più che no, però altro, si possono fare delle cose io belle. Sì, quello sì, spero solo assolutamente. nella storia e basta. Cioè, quello che mi ha sempre spinto a giocare i giochi della storia della From. E basta. Sì. La lore nascosta che mi piace. Che in Sekiro non c'era praticamente, però vabbè. Non tanto, effettivamente. No, ma Cioè, non almeno c'era fin dove proprio. sono Cioè, arrivata io, non hanno voluto fare una sorta di esperimento strano dove narravano di più e secondo me è finito per essere abbastanza banalotto e anche boh. Deludente per certi Beh, non versi. c'è quella cosa che ti spinge a leggere tutto, a cercare tutto, Ma perché prima per era cercare dei diverso. Cioè, collegamenti. in Bloodborne, in Dark Souls, non il 2 perché il 2 vabbè, che è crashata. E nel 3 comunque c'erano i misteri, la lore, dovevi scoprirla, dovevi cercare, dovevi notare alcune cose. Qui invece, boh, ti raccontano, gli oggetti sono. Questo è un oggetto, basta. Vabbè, non è una cosa che so spiegare così a voce. Sì, no, è vero, ma te l'ho detto anch'io quando cercavo, quando trovavamo gli oggetti non c'era un Ah, no, qualcosa che boh. mi. Raghi, Poi io mi boh. sa che faccio questa e poi stacchio. Va Sì, bene, sa bene. anch'io. Sì, Userò anch'io. Gengu. Gengu. Oddio, ho ucciso il mood dicendo che chiudevo tutti, ve ne andate! Ragazzi, rimanete soltanto per me, perché io sono Ezio e vi voglio bene. Ah beh, allora. E chiuserò tutti. Ma dai, Esatto. non ho detto cose cattive. No, Ve no. ne andate. Tu. Comunque Saru, direi che la fotocamera funziona senza Io so come problemi, vincere. Sì. Allora domani compro il cavo. poi io sto usando un treppiede.
ti mando ma una sei... foto. Ah, ma io... sei con la webcam? Sì. Io credo di metterlo sopra alla luce, tanto la luce ha il treppiede, quindi lo metto là sopra così mi inquadra dall'alto, che secondo me è un po' meglio. Invece che l'inquadratura da sotto, come fai tu che si vedono i buchi del naso? Beh, guarda adesso com'è. Adesso no. A parte che l'ha messa anche in alto. E lei ha già capito tutto. L'ha messa in alto, così c'è la scollatura. Perfetto. Giusto. No. Giusto. Brava, Saru, brava. La mia ultima trasmissione ha una maglietta con il collo assolutamente troppo alto per far vedere la scollatura. Però sei arrivata a 17 spettatori. Siccome era troppo alto, hai capito? L'ha messa ancora più in alto. Giusto. Una affilata e fai però... Non è un problema mio se la gente guarda pensando a qualcos'altro. Dovrebbero guardarmi per come gioco. E invece Saru, il gretto maschilismo. Esatto. Infatti vedi Loris subito, mamma mia, Loris. Fai proprio un po'. Oddio, quel Genji, mi ero tutto i coglioni. Proprio, mamma mia, pessimo, pensavo fossi diverso. No, io la prossima live che farò avrò le tette di fuori e un criceto che mi passa sopra di tette. No, ho detto a ste un consiglio di mettersi una mutanda attillata e a vedere il sottopalla. Ezio, non parlare delle mie mutande e dei miei sottopalla, per favore, la cosa mi inquieta molto. Soprattutto perché abbiamo degli spettatori anche dal mio canale. Ecco. Che magari non sono particolarmente interessati. Al mio sottopalla, in effetti. Oh, era un po' che volevo ucciderti, Genji. Io non so perché grazie ho preso la Wii U. Perché voglio perdere tempo, forse. Minchia il male. Comunque ho passato una roba a ste che poi vi passerà. Una persona ha detto no. Recalcitrante. Ah. In che occasione? Parlava di bovini? No, no, parlava di se stessa che non aveva... Ragazzi, insomma... a parte tutto, esiste la parola e la si usa, non è che è il contesto in cui... Però è stata no, come recalcitrante si usa, ma recalcitranza no. No, recalcitranza no, che... è vero. No. Pochissimo almeno. Più che il contesto, più che una questione di contesto, cioè di scena... È proprio una questione anche proprio di scena in sé. Esatto, senso, è quello. Un militare che dice una cosa del genere. Non ha senso. Non ha nessun senso. No, ma infatti, cioè la parola in sé non è una parola. Almeno io recalcitranza lo conosco, l'ho usata poco, ma la uso. Però, appunto, la usi una volta ogni tanto. La conosco, ma non la uso. Sì, ma giusto, forse per iscritto. Parlato, credo di non averla mai detto neanch'io. Forse per iscritto, sì, qualche volta sì. Allora, vi spiego la situazione e poi Ste vi dirà i personaggi, perché dopo che vi dirà i personaggi fa ancora più ridere. Questa persona ha detto... Insomma, non sono recalcitrante, no? E come ha detto questa parola, io e quest'altra persona ci siamo guardati, ci siamo scambiati uno sguardo d'intesa. E la cosa farà ridere quando Ste vi dirà chi erano i personaggi. E è che Saru, uno dei due personaggi, non lo conosce. E l'altro solo di fama, no. Ah, vabbè, no. Comunque, anche se di fama... Mi iscrivi, per favore, Ste? Beh, va bene, dopo te le scrivo. Io li conosco? Sì, tu dovresti conoscerli entrambi. Io sono già nera, con sta cazzo di Widowmaker. Mo perché l'ho ammazzata prima, devo far finta di saper giocare. Facciamola fuori, per favore, che la odio. Io pensavo di aver ammazzato Genji, invece no. Ma mi sto chiedendo se è utile che ho preso Renato, effettivamente. Forse la meglio qualcos'altro. Ma qui The Ast è scomparsa per sempre? È scomparsa per sempre, sì. Mi ha scritto che niente. Ok. Mi spiace. Non gli si collega. Aia, che male. Ma non si collega a internet o la parte? Non gli si collega la play, gli dice che tipo non può collegarsi a internet. Bene. Però internet va. Però internet va anche perché mi ha mandato dei messaggi, mi ha mandato dei vocali, eccetera, eccetera. Me cria la ulti. E là l'unica delle volte se lo riavviare. Però sono un po' di giorni che le fa... Madonna, le fa un po' casino, quindi forse c'è qualcosa, ecco, ci mancava sto cazzo. Se non ha qualcosa da play, può essere qualcosa... And it's me and you.
Giù. Sì, può essere qualcosa, può essere anche il caldo, che magari gli ha fatto qualche... Però... Dipende se stai in wifi o col cavo, ad esempio, cioè... Anche le variabili. No, non lo so. Perché molte volte è un conflitto di indirizzi che ti fa... Ad esempio lo faceva molto con chi aveva Telecom, mi ricordo. Sì, io ho sofferto tantissimo quando avevo la Telecom. Ci sono state sere che proprio non potevo giocare e poi era bellissimo quando gli dicevi che succedeva, che ti dicevano che non sapevano il perché. E tu tipo, in che senso? Cioè, non sì, posso perché sono i loro sistemi di sicurezza dei protocolli che vanno in conflitto con la Play. Cioè praticamente sono delle porte che loro... Sì, è il loro NAT, praticamente, sì. Sì, sì, ma io ho avuto un sacco... Ti ricordi, Saru, prima che avessimo il Fastgate, quanto impazzivamo per il NAT? E l'ho già scoperto, grazie. Madonna. L'altro crea un problema che ti va in conflitto con gli altri giocatori. Cioè, se tu giochi per conto tuo, online, magari ti va anche bene. Sì, sì. Se devi giocare online con gli altri, è la morte. Beh, io e Saru spesso non possiamo parlare, tante volte non possiamo parlare. Ma a noi era successo anche, tipo, le ultime volte che io usavo, che avevo la Telecom, che praticamente mi collegavo e non riuscivo proprio a fare il download del gioco, cioè il gioco rimaneva in download e restava lì. Oppure dovevo fare un download da 100 mega e mi diceva che io andavo a 60 mega, ma in realtà andavo a tipo 10 kb. Se... Dicevo, perché ci devo mettere raghi, tipo raghi, io esco, aspettate che... No, non fai neanche il ritorno? Ah, va bene, dai. Facciamo un ritorno, andiamo. Ok. Loris, ho mandato per sbaglio a te la foto del treppiede, adesso l'ho mandata anche a loro, te l'ho mandata per sbaglio. Sì, sì, adesso si dice treppiede. Treppiede, sì. Ragione, non si dice così. Prende vita questa... Ah, ecco, infatti mi hai scritto. Sì, t'ho scritto perché ho detto sembra tipo con Fury, no? Che adesso prende vita. No, è coso, è numero 5. È vero, anche, è vero, che bello. Numero 5. È stato sicuramente il maggiordomo, quando leggeva, quando era bellino. Che bello, numero 5, adesso... Tiro fuori il DVD e me lo guardo. Mamma mia. Hai il DVD? Io non ce l'avevo. Sì. Era bello anche il 2. Mi pare di ricordare che fosse bello anche il secondo. Non era male, però il primo non si batte. No, beh, certo. Ma ne hanno fatto anche un terzo, se non sbaglio. Che invece è orribile. No, è orribile. Sì. Il primo, ok. Il secondo è quello dove lui ci deve provare anche con la ragazza, mi sembra. Facciamo che, da ridere. Che fanno tanti modelli suoi, mi pare, no? Sì. Sì, esatto. E alla fine è d'oro lui, mi sembra. Sì. Ma a me piaceva molto anche il secondo. Il primo è più bello. Bellissimo. Allora, quella canzone era famosa prima di Shrek. Bravo. Io sono due giorni che ho in testa la canzone di Judgment. Mi sono... La devo ancora comprare, cazzo. Quanto è bello, Loris, veramente. Ho provato solo la demo. Ho provato solo la demo, ma mi piaceva un casino. È bellissimo, ma la storia è un capolavoro. Si vede proprio che c'è dietro qualcuno che scrive. Ma mi hanno detto che comunque è una specie di mix tra Yakuza e dei Saturn alla fine, no? Sì, cioè, allora, adesso, e i Saturn mi sembra un po' pretenzioso, no, più o meno la cosa è quella, è solo che appena, secondo me appena la gente vede l'avvocato giapponese che fa i Ghiari, pensa subito ai Saturn, no. Minchia. Cioè, ci sono dei momenti in cui tu devi decidere cosa presentare come prova, ma non è la stessa cosa, diciamo. Vabbè, allora è tanta rompa anche. Sì, dire. Anche perché, voglio dire, se uno è un avvocato, che deve fare, a parte presentare le prove, non mi viene in mente nient'altro, quindi... Avvocare.
Fare l'avvocato. Fare le arringhe. Che vanno lì, hanno la loro spilletta con la giacca blu e allora la gente pensa a Isa Tornei, però, cioè, diciamocela. No. Sento tanti passi. No, eccoli. Mi ispirava più di Yakuza. Non so, sì. A me piace Yakuza, anche se non sono un grosso fan. No, però a me sta piacendo molto più di Yakuza, devo dire. Sarà anche perché Kintaku è tipo bravissimo, non gli si può dire niente. Solo il fatto che ci sia lui a fare il personaggio principale gli dà quel qualcosa in più. È doppiato in inglese e in giapponese, ma secondo me sentirlo in inglese è un delitto perché lui è veramente troppo bravo. Ma poi se no, cioè, vedere le facce dei giapponesi e sentire l'inglese credo faccia male agli occhi un po'. Sì, uno. E due, il sottotitolo purtroppo è fatto dall'inglese. Ah, quindi non c'è nessuna ricalcitranza. Ecco il cannarsi che c'è in Saru. Bene, bene, brava, brava Saru, brava. Beh, perché purtroppo in certe occasioni non parlano e c'è un sottotitolo e tu dici, ma non ha parlato. Ma saranno quei versi che in inglese riempiono tipo quando fanno esatto. Perché magari uno gli dice questo è stato assassinato alle 3 di notte e lui gli fa perché i giapponesi fanno questo verso, sotto c'è scritto ho capito, ma mettici sì, ok, va bene, ho capito, è enorme e si capisce che è fatto, un sottotitolo è fatto dall'inglese non dal giapponese. Però questa lotta non è ancora finita. Sto perdendo tempo in chiacchiere. Sottotitoli e andiamo a picchiarli tutti. Ma no, cioè, vanno bene lo stesso perché si capisce tutto, però si capisce da alcune frasi che il sottotitolo è preso dalla lingua inglese, ma è anche cioè, ci sta. In realtà ha senso, sì. Sono d'accordo con Shenmue perché l'avevo giocato in inglese col primo in testa. Quando ho comprato l'HD ho provato a vedere, essendo che i sottotitoli erano del doppiaggio inglese, effettivamente c'erano delle cose che io non so il giapponese, però magari sai qualche parolina qua e là l'hai capita ormai, io dico che non sta dicendo quello, no? sì, ma stessa cosa io non so il giapponese, cioè non lo so. Non pretendo di saperlo, però qualche parola la so e soprattutto conosco i modi di fare che hanno loro per confermare o negare che sono dei versi, non sono delle parole. E quindi a volte nelle frasi vedi delle frasi molto lunghe per cose che in realtà sono così. E quindi dici, vabbè, il sottotitolo è fatto dall'inglese, però non si perde il significato. Cioè non è cannarsi, che anche se fa il sottotitolo dal giapponese, dice lui di farlo dal giapponese, ma probabilmente non è vero, fa delle castronerie assurde. A meno che non sia qualcosa come da noi, sai che da noi ad esempio gli anime tendono di coprire qualsiasi boccata perché i giapponesi magari non lo fanno. Ci ho pensato, qualcosa anche però... da loro, una roba simile, non so. Sì, ci ho pensato anch'io, però nel sottotitolo non ha molto senso. No, però magari essendo che il sottotitolo è preso dal doppiaggio. Certo, sì, ma sicuramente in inglese l'hanno doppiato. Sicuramente l'hanno doppiato, ma è chiaro, anche perché un giapponese che fa oh, tu non è che gli puoi far fare oh, perché non c'entra un cazzo, gli devi fare di qualcosa che si capisce. Che non l'hai capito. Cioè, io no. Avrei imbappato. Sì, anche perché se lo fai da noi tipo un oh, stai male? No, dicevo capito. Ah. Oh. Un po' alla One Punch Man. O anche quando fanno e tu non è che ci puoi mettere Cristo, sennò sembrano ritardati. Lo dicono tutto il nostro M praticamente. Fanno tutto e tu sì, è di prosciutto. Quanto? Gira. Credo che McCree abbia una ulti, Dov'è? L'hai visto? L'ho appena ucciso, però tornerà.
Allora, perché cercava di prendervi alle spalle. Spero però che lo ci stia sentendo, se non ci sta sentendo devi sapere questo. Mm-hmm. Non conosce Rotowash, è una vergogna. Cos'è Rotowash? Va, no Ezio, oh. Beh però Ezio è veramente piccolo piccolo. Quindi vabbè, forse lo posso Andrea, anche perdonare, però Andrea no, Andrea sì, deve sì, conoscere. No, anche perché gli ho detto, potremmo fare una sigla dedicata a te, gira, 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 scegli il rotolo. Infatti adesso glielo scriverò perché non può permettersi una cosa del genere. No, ho voluto fargliela vedere. Quindi adesso l'ha vista almeno, meno male. È una pubblicità Ezio, vecchia, 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 che quando eravamo piccoli noi girava tantissimo. È un po' come, però questa magari l'avrai sentita perché è più famosa, per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Sì, sì, questa è Milano. Ok. Il periodo era lo stesso. Il mercatone dell'arredamento di Pizzo Nasco. Sa, è vero il mercatone dell'arredamento di Pizzo Nasco. Perché continua a morire in maniera così stupida, ragazzi? Qualcuno mi sta cazzeggiando. Stiamo cazzeggiando. Dovrebbero fare dei buoni amici. Vabbè, comunque era tipo un pulitore di pavimenti. Di... Sì, era una delle prime. Era una festa, questa era una festa. Sì, mi sa di sì. Lava moquette. Anche perché ai tempi era il periodo delle moquette, che poi per fortuna sono sparite, ma... L'ho fatto per il suo bene. Ciao, sono morto con onore. Ma come faccio ad avere comunque, il bronzo? Sara vi saluta tutti, comunque. Risalutacela. È nerissima, però vi saluta. E ha detto che meno male non eravamo in comp. No, pezzo di merda! Pezzo di coppa! Esatto. Piangi basso. Però dai, non ci bisogna dirglielo, cioè... Beh, mi spiace per lui. Pezzo per alcune persone, tipo me. Merzi poteva fargli le gambe più lunghe quando l'ha sistemato. Ezio, tu quanto sei alto? 1,68 sì. Ah, sei più basso di me. Dovremmo controllare la e di me. Vabbè, ma di te Saru era sì. Ovvio. No, no, beh, io sono 1,72, quindi sei per forza più basso di me, non è che. No, aspetta, ma tu non sei così più basso di me, Stefano. Beh, insomma. Beh, io sono 1,76. Beh, sono 4 centimetri. Sono alto quanto te, 1,77. Sì, no, vabbè, chiaramente non è che ci sono 40 centimetri, sono d'accordo, però 4 centimetri no, non sono neanche. Però ti ricordavo leggermente più basso di me, però non ricordavo di un centimetro. Io sono tra l'1,70 e l'1,72. Merda. Varia in base all'orario della giornata. Esatto, o al cosplay. Esatto, probabilmente più anche se. Io dipendo, io se gli stivali, ecco. Vabbè, giusto. Con le zeppole. Buone. Buone sì. Oh no. No. Grande te. Stai salvando la partita. Beh. No. Perché ho risultato? No. Che cazzo è che è rimasto? Non lo vedo. Qua, via, volato via, okay. Via, l'ho colpito. Vola. Bella. Bella. Buonanotte, Maya. Esatto. Quella la guardavo da piccolo. Quando chi stavo male, c'era sempre andata in mano. Va bene. Ragazzuoli, interromperò la live che tanto non sta guardando nessuno. Bene. Sì. Ok. Arrivederci a tutti, belli e brutti.